martedì. Sì, sì, perché tu l'hai detto. Sì, sì. Io mi sono portato quattro fossi. Pille? Ah sì, qua dentro ci sono le stelle. Ah, perfetto. Aspetta, ma io ho le stelle che devo coprire con delle stelle. Siamo a Vilada, davanti all'ambasciata egiziana. E siamo qui per denunciare il fatto che la COP27, che è il vertice più importante sul clima, che si ripete ogni anno, quest'anno viene ospitato da un regime però altamente repressivo nei confronti di attivisti e chiunque mostri, diciamo, dissenso nei confronti del regime. E abbiamo già steso le prime lettere riprendendo l'hashtag Free Them All, l'hashtag internazionale per la campagna di liberazione dei prigionieri, specialmente prigionieri politici, di cui adesso si stimano una quota di circa 60.000 persone, che è una quota enorme. Magari ce lo diranno loro, li facciamo aiutare le parole. Vabbè, possiamo fare una volta che ci andiamo là, iniziamo a stendere aria. Magari, via, faccio le ha ammattato anche la parte di lei. Ho lavorato quest'estate e ora non sto lavorando. Chiediamo a tutte le istituzioni e tutte le persone che sono presenti alla COP di denunciare questo piuttosto che assecondare la messa in scena dell'Egitto che vuole far sembrare Sharm el Sheikh un'isola felice in cui tutti possono esprimere la propria idea. Purtroppo non è così. Sì, ma non entra dentro la... Ok, mi devo allontanare, ma ci mettiamo un po' più. Okay, non so quanto è lungo. Quelle corte fanno un po'. Ma dobbiamo usare... Due lunghe e due... Ma sono due lunghe e due corte? Sì. Allora io non facciamo l'acqua. Aspetta, posso usare prima questa e poi... Sì? Sì. Quelle due. Siamo un pochino. Si raggia un po' di... Dempul. Perché ho occupato un po' perché stava andando forte. Grazie, sembra un gioco.